Un saluto a tutti e ben ritrovati da Voldo 125 nuovamente su Total War Rome 2 con la nostra campagna Roma Invicta con la Divid e Timper. Riprendiamo dove ci eravamo fermati, ovvero con l'assedio di Octodurone. Vediamo prima se c'era qualcos'altro da fare in questo turno. Direi di no perché ci sta consumando tutto il... Tu potresti andare a vedere. Però preferisco metterti qua. Puoi fare qualcosa tipo military sabotage. Quando mai le mie spie hanno successo? Mai. Tu sei bloccato, quindi non devi fare nulla. Niente, andiamo ad attaccare questi nervi infami per voi solo kebab. Ci danno nettamente sfavoriti, ma non penso che siano un grosso problema per i nostri principi. Quindi andiamo. Let's go, let's go, let's go. Ok, eccoci qua. Hanno scelto gli Octodurone di combattere alle spalle della loro città. Quindi qua c'è la bellissima Octodurone. Loro hanno deciso bellamente di farci entrare in città e direi fottetevi bastardi. Ma purtroppo in questo gioco non si può fare. Spostare la balista un po' più in qua. Mi sono messo distante perché voglio ben bene tempestarli di tiri infuocati. Quindi velocizziamo finché non si avvicinano. Ok, vediamo se le baliste sono in raggio. Penso di no. Sì. Comunque loro sono la metà di 1000 comunque. Oh, che bei tiri che avete fatto. Sono davvero la metà di 1000. Guardate quanti cazzo sono. Sono proprio cazzuti anche. Non le mie baliste. Guardali lì come muoiono. Gallic Warriors. Meno male che sono a torso nudo quantomeno. Madonna, guarda come arriva, oddio! E boom! Questo ha missato malamente. Boom boom! Prima che mi spavento un po' per quanti sono questi galli infame. È vero che li stiamo demolendo. Li stiamo demolendo bene. Solitamente ero lì che mi ero disposto. Anche questo perché ho scelto di mettermi così distante. Devo essere sincero. Non sono un camper, però. Se si ha la possibilità di poter fare qualcosa, di poter utilizzare al meglio le capacità che si hanno. Questo esercito è tutto una cavalleria. Magari spara a questi lì. Così becchi, fai strike così. Ne ha già ucciso 100 persone, beh, onesto. Siamo a 115. Potrei anche dirgli mira al loro generale, però lì secondo me è più, vedete, boom. Dai, che mi piace questo fuoco. Ora che hanno accelerato, si sono accorti che... Beh, a sto punto tira un po' al generale, va. Loose! Gira, giro, giro, tondo. Casca al mondo. Fire! Fire at the enemy! Che bel tiro che ha fatto, boom boom. Equites! One of our units has used all its ammunition. Molto bello quel tiro. Ok, continuate pure a tirare. Se stanno lì a farsi colpire, va bene così. Chi sono io per negargli questo onore? Velites! Perfetti, i Velites stanno facendo il loro lavoro. Quelli, guarda, stanno proprio fermi. Il generale, boom. E scende già a 183 uomini. Allora, se vogliono stare qua a farsi tempestare.
La fase di schermaglia che è finita, possiamo ritirarli. Vai tranquillo. Il generale si è fatto uccidere in mezzo. Non capisco davvero cosa stiano facendo. Carichiamoli. Purtroppo anche le mie baliste hanno finito i colpi. Ok. Che vogliamo i principi in avanti. General! Avresti voluto. Quello ancora un tiro. Andiamo contro il generale nemico. Bravo. Secondo me tu puoi prenderti carico di quelli. Ovviamente la cavalleria. Facciamo fare il giro. Voi caricate quelli. Astati, li facciamo venire di qua. Anzi, voi andate a supportare quelli. Che mi fido poco. Dei principi mi fido, dei liguri lì mi fido proprio poco. Ok. Qua ci sono solo i liguri, quindi sono anche duplicati. Possiamo far fare così a questi. Ok, bravi. Quelli andiamo a fare un bel engage. Qua li vedo un po' male, ma secondo me li raspiamo via tutti. Salve, anche loro non hanno cavalleria. Questi vanno in fuga addirittura. Molto bene. Quanti kill ha fatto la mica balista? 300 kill, così. Questi vanno in fuga, molto bene. Ok. Bravi. Ma sì, ma è normale che il mio generale sia under attack, imbecille. Gliel'ho detto io. Su, su, su. General. Merda, questi hanno ceduto adesso, ma siete dei down. Ok, va bene così. One of our units has used all its ammunition. Va bene qua. General! Full glory! Bene. Addirittura i liguri hanno battuto questi. Addirittura. General! Complimenti a voi. Generale va qua. Mica i principi. Beh, sui principi non avevo assolutamente alcun dubbio. Sui principi non avevo alcun dubbio. Ok, blinkano già tutti. Il generale vai a fare man bassa. Quello sì, è uno shameful. È abbastanza shameful. Il generale facciamolo divertire lì. Però adesso qua si è aperto un po' una... Si è aperto qua una porticina, noi la... La sfond... Chi è che se ne va? No, i principi, che cazzo mi fate? Ma siete impazziti, principi?
A morire così. Ma ci si può fidare manco più dei principi. Dei principes. Qua facciamo un bel battle rhythm e ispira. Appena siamo in raggio. Bene. Ok, questi sono circondati. Orders understood. Ok, questi vanno tutti in fuga. Beh, tutti in fuga. Tutti in fuga. Benissimo. Good job. Good job. Good job. Finita. Ok, non c'è bisogno di vabbè, rincorriamo per un po', vale. Li faccio rincorrere per un po'. Ok, purtroppo abbiamo perso un principe, cioè, non lo so, i principi ogni tanto mi deludono. Vabbè, fa lo stesso, comunque li abbiamo annientati, liberiamola, grazie. Sì, perfetto, grandissimo. Ah, guardalo là. Volevi con quella faccia da pirla. Minchia, un generale più esperto, ma io non farlo incazzare, eh. Addirittura vi recuperate vita qua. Vabbè, se volete recuperare già vita lì, io non sarò a dirvelo. Allora, mettiamogli cos'è qua, più 2, sì, mi piace. Mi piace anche più 1 di melee attack, mentre qua possiamo mettergli la garrison, che mi piace, non la garrison, quella del movimento della mappa. Qua siamo in negativo, però, come in com, non c'è male. Io direi di passare il turno. Un passaggio del turno davvero orribilante. Allora, Genova, come vedete qua in alto a sinistra, è caduta da Cartagine, perché una simpatica flotta cartaginese venuta qua, cioè, non avevamo possibilità di vincere in pratica. Davvero, non avevamo possibilità di vincere. Poi, sti simpaticissimi nervi sono passati tranquillamente in questa città, proprio come se nulla fosse. Cioè, io non so come funzioni il movimento per l'intelligenza artificiale, ma fa schifo, devo essere sincero, perché io non posso passare in un insediamento nemico se mi blocca, loro passano in mezzo come se nulla fosse. Fatto sta che almeno siamo camperati, non abbiamo grosse forze, ma fa lo stesso, anche loro diciamo che subiranno tanti danni dalle nostre torri, quindi andiamo sicuramente a combatterla. Ok, qua c'è nel suo insediamento, vediamo da che parte ci attaccano, se ho azzeccato che arrivano frontali. Oh, ci ho azzeccato, che culo. Mi sono orientato con le montagne, tu là c'è il valico della Val di Susa. Anche se siamo in Svizzera, ho detto forse era di qua, quindi da loro sono arrivati di qua, non lo so, insomma, sono andato a culo e ci ho azzeccato. Tu fai così. Fai che venire più vicino possibile, così almeno dai un po' di bonus. Arrivano subito gli arcieri a cavallo, come al solito loro, che vengano. Così i nostri attori si divertono. Vedo già che un po' ne sono morti, eh. Dan dan. Che vengano, che vengano. Guarda come muoiono tutti. È un massacro. One of our units has used all its ammunition. È un massacro. Good job. Via via. Show. Spuse via, feccia. Levati dalle palle, feccia. Allora, vediamo se con le baliste possiamo fare qualche bel tiro di precisione, tipo... Lì. Vai. Give me fire. Lì nella mischia proprio. Lì nella mischiozza. Quanti ne ha presi. Gli uomini nudi che sono bastardi come la merda. Grande la balista che sale di livello. Già 50 kill così. We have discovered the enemy's hidden units. Vai, tira là. Ready! Ok, ci attaccano dove ci sono questi
dove ho messo la feccia barbarica. Mamma mia che strage che ha fatto lì. Ok, sono arrivati questi simpatici ometti. Che tira gli arcieri, che sono quelli che mi preoccupano di più personalmente. Quindi no, tira qua. One of our units has used all its ammunition. E qua non vedo nessuno. Facciamo che portiamo questi, li portiamo qua, che mi fido poco della feccia barbarica. Fido proprio poco della feccia barbarica. Ok. Molto bene per adesso. The men are wavering. Cosa fanno questi? Entrano con i carretti dentro? Oddio, sul serio? Questi con i carretti dentro, proprio carrettolandia. Ok, quelli vanno in fuga. Che quanti danni ha fatto la mia balista? Sempre sulle 200 kg, onesta. I carretti di zio Tobia se ne vanno via. Che bel tiro che ha fatto la balista. E infatti sarei già a livello 2, wow. OP la balista. Più baliste per tutti. Merda. Ok, la feccia barbarica è un po' messa male. Ok. One of our units has used all its ammunition. Purtroppo possiamo far poco contro questa furia di arcieri. Tira il tuo ultimo colpo sul generale. One of our units has used all its ammunition. Ok. Oh, tornano i carretti di zio Tobia, eh? Anche i carretti di zio Tobia. Andiamo a prenderli. Proviamo, abbiamo poca cavalleria con questo esercito purtroppo. Questa è la zona un po' più brutta. Ok, facciamone andare in fuga. Our general is under attack. E lo so che il nostro generale è under attack. Guarda sti uomini nudi. Sti nudisti. Sti nudisti di merda. Ok, sarà una battaglia brutale questa, eh? È una battaglia very very brutale. Go go generale. Questi sono uomini nudi, no, questi non sono uomini nudi. Sono arcieri di merda.
Questi qua sono uomini nudi. Bastardi sti uomini nudi. Hanno morale 108 sti qua. Il nostro generale è un po' messo male, è vero? Però questi hanno un morale abbastanza basso, quindi mi sento di cacciarli via. Ok, usciamo allo scoperto. Ok, il generale, per quanto debole il generale è riuscito a fare un ottimo lavoro. Ok, il generale è ancora sobrio, inseguili. Si è messi molto male in questo esercito. Però potrebbe essere la distruzione di un altro esercito completo. Di un altro principe praticamente morto. Ok, general, va bene così. Peccato che dobbiamo andare a affrontare poi i cartaginesi. Lì sono cazzi. Bene, bene, questi vanno in fuga. Allora, generale, vieni qua. Vabbè, non importa, amico mio. È stata una battaglia brutale, ma sa da fa. Ok. L'obiettivo è anche uccidere il generale, che era un veterano di merda proprio. Aveva un sacco di esperienza. Ok, stanno fuggendo tutti quanti. Ai ai ai, questi anche. Lascia combattere quelli che... Speriamo di ritrovarvi in un altro episodio. Ok, il generale nemico sta incominciando a cedere. Ok, sperando di riuscire a farli scappare adesso. È una grande blob, velocizzerei addirittura 2. The battle is turning in our favor. Minchia, questi indomabili, non mollano un cazzo nemmeno loro. Ok, il generale, bene, 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 generale. Continuo, devo incontrare quel cazzo di generale, assolutamente. Ok, questa legione è ridotta davvero all'osso, abbiamo perso 3 astati e un taurì, madonna. Davvero all'osso questa legione. Abbiamo ucciso il generale, quantomeno, che era molto anziano. È brutta la situazione qua, brutta perché c'è anche adesso Cartagine alle porte, molto brutta. Nuovo turno con la situazione Genova. Allied request object, assassina quella del personaggio. Allora, questi sono stati molto gentili perché ci hanno offerto anche un... il passaggio. Allora, vienimi qua tu. Questi abbiamo 3 turni prima che convertano... le restanti città. Allora, dobbiamo reclutare assolutamente. Non abbiamo soldi. Non ho una lira, ragazzi. Non ho una lira e questi non si riprendono nemmeno. Qua non posso andarmene. È un casino. Togli un po' di unità qua. Almeno guadagniamo qualche cosina. Non aveva abbassato le tasse. No, assolutamente no. Non abbiamo nemmeno cibo. È una situazione brutale. Guadagniamo anche poco perché c'è sta ribellione del cazzo. E
E lasciamo che sia il prossimo turno a gestirsela, che l'attaccherà lui sicuramente per tornare a casa. Io direi che per questo episodio è tutto, un saluto alla prossima, ciao ciao!